Professor Fabbro, le identità territoriali sopravviveranno alla globalizzazione? Penso di sì. Penso che possano sopravvivere, perché la stessa globalizzazione senza le identità territoriali rischia di generare conflitti. È chiaro che le identità sono a loro volta elemento, possono essere elemento di conflitto. Qual è o quali sono, secondo lei, le parole del futuro? Beh, in Friuli Venezia Giulia la parola che mi sembra più critica in questo momento è popolazione. Popolazione perché la popolazione di Friuli Venezia Giulia sta invecchiando molto velocemente. Quindi questa costituisce una criticità che potrebbe ripercuotersi negativamente sulla stessa idea di futuro. C'è un'idea di futuro più positiva che significa poter mettere mano al capitale territoriale, che io intendo come intreccio, diciamo, tra diverse componenti fisiche, materiali, simboliche, umane, la popolazione, e culturali e anche istituzionali. Questo però richiede un approccio di progetto globale del territorio e anche uno sforzo rigenerativo.